4, ne vedo 25, raga. Mario Coglianato. Ma non c'è il crow. Guardi noi! Che siamo belli! Un attimo! Le nostre scale mobili sono andate meglio di Napoli, i treni non si sono fermati, le stazioni sono pulite, quindi diciamo che domani è difficile che ci sia un commento negativo rispetto al lavoro che è stato fatto. Ho sempre detto che il paese ha bisogno di una cura del ferro, io e Ignazio siamo medici, non ce lo dimentichiamo. Sappiamo che una volta fatta la diagnosi bisogna mettere in campo anche le terapie metropolitane, i sistemi metropolitani siano davvero la terapia efficace a molte delle nostre malattie e anche siano, come dire, necessarie nella modernità. Buona giornata di festa qui a Roma, una festa che diventa ancora più speciale con l'inaugurazione di queste nuove 6 stazioni, Mirti, Gardeni, Malatesta, Teano, dove ci troviamo, Pigneto e Lodi. Altre 6 stazioni che si aggiungono alle 15 inaugurate a novembre del 2014, in previsione poi della stazione di San Giovanni, quindi con l'intersezione con l'altra metropolitana. Quando noi firmiamo degli atti o delle delibere o discutiamo di nuovi progetti, a quel punto non abbiamo fatto niente, solo quando ci sono gli operai con le canottiere sudate che lavorano e che fanno andare avanti la città, che poi le cose si realizzano. E quindi un grazie particolare a tutti i lavoratori che ci hanno oggi consegnato quest'opera. In ogni una delle stazioni metteremo delle opere d'arte importanti proprio per ricordare l'importanza che ha la metropolitana C per una città che è capitale d'Italia. Qui in questo spazio è veramente molto grande, metteremo il calco che è stato utilizzato per realizzare la copia del Marco Aurelio che è in piazza del Campidoglio e quindi sarà un calco a grandezza naturale, quello originale, messo qui in questa stazione per ricordare che questa è veramente la città eterna. A settembre la ritroviamo? Il calco non lo so ancora.